sapori gioiosi. In questo nuovo video il colore predominante sarà il rosa, perché faremo la Flamingo Cream Tart. Restate con me. Siete pronti per la vostra dose di sapori gioiosi? Cominciamo subito. Vi do gli ingredienti. Per la base abbiamo 8 uova, suddividendo gli albumi dai tuorli, 100 g di zucchero, 40 g di amido di mais, potete sostituirlo anche con della fecola di patate, 100 g di farina, 80 ml di olio di semi di girasole, un pizzico di sale, 2 cucchiaini di lievito, una fialetta di aroma limone, coloranti alimentari in gel e abbiamo scelto il rosa e l'arancione. Per la farcitura invece abbiamo 250 g di mascarpone, 3 cucchiaini di Nutella, 100 ml di panna da montare, cioccolato bianco, cioccolato rosa, 125 g di lamponi. Per decorare la superficie, sprinkles a piacere. Versiamo gli albumi e li montiamo a neve ferma. Devono risultare belli sodi e compatti. Mettiamo da parte gli albumi. In un'altra ciotola montiamo uova e zucchero. Una volta che abbiamo montato bene uova e zucchero, aggiungiamo il pizzico di sale, l'olio di semi. Con l'aiuto di un setaccio aggiungiamo l'amido di mais. Aggiungiamo la farina, setacciandola con un setaccio. Incorporiamo adesso gli albumi montati a neve alla nostra base. Facciamo dei movimenti dal basso verso l'alto per incorporarli delicatamente e non smontare il tutto. Aggiungiamo una fialetta di aroma limone. Amalgamiamo il lievito. Aggiungiamo qualche goccia di colorante rosa alimentare in gel. Così ottieni l'effetto. Ecco il risultato finale della nostra base colorata di rosa. Mi raccomando, aggiungete poche gocce di colorante alimentare alla volta, amalgamatelo all'impasto in modo da vedere il risultato finale e ottenere così la gradazione di rosa desiderata. Versiamo metà dell'impasto su una teglia foderata di carta forno. Livelliamo bene. Avendo una teglia di modeste dimensioni, preferisco suddividere l'impasto in due parti. Se invece avete un forno e una teglia abbastanza grandi, potete fare l'unica infornata e ricavare dalla base due sagome. Inforniamo a 180 gradi per 13-15 minuti se il forno è ventilato, mentre se è statico 170 gradi per lo stesso tempo. Ecco la nostra base cotta al punto giusto. Sciogliamo il cioccolato rosa a bagnomaria. Inforniamo anche la seconda base. Con il cioccolato rosa sciolto facciamo adesso delle piume. Prendiamo con un cucchiaino una parte del cioccolato, formiamo un cerchio sulla carta da forno e con l'altro lo stendiamo. Ecco il risultato finale. Sciogliamo anche il cioccolato bianco a bagnomaria. Adesso facciamo la farcitura della nostra Flamingo Cream Tart. Per il primo strato mettiamo 250 g di mascarpone con 3 cucchiai di Nutella. Amalgamiamo il tutto. Mettiamo momentaneamente da parte la farcitura al mascarpone e Nutella e montiamo la panna. Mi raccomando, prendete una coppa di vetro, ponetela in freezer per almeno mezz'ora, così la panna monterà bene. Versiamo la panna nella ciotola fredda, aggiungiamo un goccio di latte e azioniamo le fruste. Versiamo il cioccolato bianco sopra la panna, i lamponi. Amalgamiamo il tutto. Per intensificare il colore possiamo aggiungere qualche goccia di colorante alimentare rosa.
prendiamo una parte della farcitura con panna, cioccolato bianco e lamponi e lo coloriamo di arancione. Ecco le due farciture messe a confronto. Il rosa ci servirà per decorare la parte superiore del fenicottero, che saranno le nostre piume, mentre la farcitura arancione saranno le nostre zampette. Con una formina della lunghezza di circa 36 cm a forma di fenicottero andiamo a ritagliare la nostra base. Poi con una formina più piccola a forma di fenicottero andiamo a fare qualche decorazione. Posizioniamo e ritagliamo la sagoma facendo un po' di pressione. Ricaviamo anche la sagoma più piccola. Prendiamo una base per torte delle dimensioni di 30 x 40 cm. Disponiamo la base in posizione verticale e posizioniamo sopra la prima sagoma. Farciamo con la farcitura al mascarpone Nutella. Posizioniamo la seconda sagoma sopra la precedente, cercando di farli combaciare il più possibile. Facciamo le gambe del fenicottero. Le scelgo di fare prima, nel caso mi dimentico di farcirle con la farcitura arancione. Facciamo il becco con la farcitura mascarpone e Nutella. Con il cioccolato rosa facciamo le piume sulla nostra cream tart. Partiamo dal basso e sistemiamo le piume. Se ce l'avete, potete mettere un occhio di zucchero per far sembrare il fenicottero più realistico. Adesso è arrivato il momento di decorare con gli sprinkles. Sistemiamo anche i fenicotteri più piccoli e li facciamo a piacere. Ecco a voi la Flamingo Cream Tart. Se vi è piaciuta, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! In questo nuovo video faremo la Flamingo Tart Cake. Con una formina della lunghezza di circa 36 cm a forma di fenicottero andiamo a ritagliare la nostra base. A me sembra più una formona che una formina, cosa ho detto ai tecnici. Poi con una formina più piccola a forma di fenicottero andiamo a fare qualche decorazione. E in effetti qui c'è una formina.